Un convegno per ricordare la figura e l'opera di Giuseppe Papponetti è stato organizzato per sabato 20 aprile al Teatro Comunale di Prato La Peligna con inizio alle ore 16:30. Il convegno, che è alla prima edizione, è stato presentato questa mattina durante una conferenza stampa nella sala convegni della Comunità Montana Peligna dal professor Emiliano Splendore. Il convegno è abbinato ad una mostra di pittura di alcuni artisti del territorio e ben 7 inedite caricature di Mario Maiorano. La figura di Giuseppe Papponetti come studioso, ricercatore, filologo e critico è accostata ad altri grandi abruzzesi come Ovidio, Capograssi, D'Annunzio e Denino, le cui immagini artisticamente sfocate si vedono sul manifesto D'Annunzio. All'incontro parteciperanno studiosi che hanno scritto insieme a Papponetti. Come nasce l'idea di questo convegno abbinato alla mostra? Chiaramente ha un fine specifico, quello di far sì che la figura di Giuseppe Papponetti emerga in tutte le sue sfaccettature. Emerga essenzialmente il Papponetti studioso, intellettuale, ricercatore, grandissimo filologo e critico letterario. Come si sviluppa questo convegno? Dove e quando? Il convegno si terrà sabato 20 alle ore 16:30 al Teatro Comunale di Prato La Peligna. Pratola perché ci accoglie sempre con grandissimo piacere, perché a Pratola ho ricevuto il premio di Nino, l'amministrazione comunale gli aveva dedicato una giornata solenne. Quindi nel paese di Denino, lui che era un grandissimo studioso di Denino, non poteva essere diversamente. E anche perché a Sulmona sappiamo tutti, ahimè, che aveva fatto il premio Croce, purtroppo fallito. Il premio D'Annunzio altrettanto, col premio Capograssi sappiamo tutti delle polemiche come è andata. Ci sono parecchi relatori, vogliamo ricordarne qualcuno? Sì, ho scelto questo primo convegno, volutamente l'ho chiamato primo perché già sto pensando al secondo, per ovvie ragioni, perché ho voluto privilegiare quelli che hanno scritto con lui, a cominciare dal professor Adriano Ghisetti Giavarina, dalla Ceccaroni, al professor Vito Moretti dell'Università di Chieti, al professor Raffaele Giannantonio, al professor Ilio Diorio, al dottor Ezio Mattiocco, tutta gente che nella vita ha collaborato con l'amico Giuseppe Papponetti. La mostra? La mostra sarà un omaggio perché quest'anno cade il 180° di Denino, l'anniversario, e il 150° di D'Annunzio, per cui vedrà esposta alcune opere di pittori sulmonesi che un po' raffigurano questi personaggi, essenzialmente Papponetti, Denino e D'Annunzio.